Gesù insegnava con un'autorità che stupiva e conquistava. Invece gli scribi, i dottori della legge, non entravano nel cuore del popolo. Quanti sono chiamati a insegnare la verità avranno sempre la tentazione del clericalismo, di stare lontani dalla gente. La gente era stupita, si dice. Perché questo stupore? Per il modo con cui Gesù insegnava. Insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi, i dottori della legge. L'autorità. Gesù si ritrova messa in discussione tante volte l'autorità dai dottori della legge, dagli scribi, dai sacerdoti. Gli dicono: ma con quale autorità fai questo? Tu non hai autorità per fare questo. Noi abbiamo l'autorità. Qui c'è il problema dell'autorità formale e dell'autorità reale. Loro avevano autorità formale. Gesù aveva un'autorità reale. Non perché fosse un seduttore. Gesù portava un insegnamento nuovo, certo, ma lui stesso dice che ha insegnato la legge fino all'ultimo puntino, fino all'ultimo iota, dice. Gesù quindi insegnava la verità, tutta la verità, ma con autorità. Dov'è la differenza di questa autorità? Prima di tutto, l'autorità di Gesù era un'autorità umile. Gesù insegnava con umiltà. La sua era una dimensione di servizio, tanto che egli consiglia ai suoi discepoli, i capi delle nazioni li opprimano, ma tra voi non sia così. Il più grande sia come il più piccolo, come quello che serve. Gesù serviva la gente, spiegava le cose perché la gente capisse bene, si metteva a servizio della gente, aveva un atteggiamento di servizio e questo gli dava autorità. Al contrario, i dottori della legge avevano la psicologia dei signorini. Noi siamo i maestri, i signorini, i principi. Noi insegniamo a voi. Non volevano servire, ma volevano comandare, farsi belli, volevano che gli altri li obbedissero. Perciò, anche se la gente li ascoltava e li rispettava, non sentiva che avevano autorità su di loro veramente. Gesù non si è mai fatto passare per un principe, non ha mai fatto il signorino. Sempre era il servitore di tutti. E questo è quello che gli dava autorità. Un secondo atteggiamento dell'autorità di Gesù era la vicinanza. Gesù era vicino alla gente, era in mezzo alla gente. La gente tante volte non lo lasciava andare. Non aveva paura di star con la gente, di toccare i lebbrosi. I malati non gli facevano ribrezzo. Questo essere vicino alla gente dà autorità. I scribi e i sacerdoti si allontanavano dalla gente, nel loro cuore disprezzavano la gente, la povera gente, ignorante, non capiscono niente, volevano distinguersi, passeggiavano nelle piazze con le loro lunghi mantelli di lusso, avevano una psicologia clericale. Poi c'è una terza differenza rispetto ai dottori della legge, la coerenza. Gesù era coerente, viveva quello che predicava. C'era come un'unità, un'armonia tra quello che pensava, quello che sentiva, quello che faceva.
cosa che non era riscontrabile nell'atteggiamento degli scribi. La loro personalità era divisa al punto che Gesù consiglia ai suoi discepoli: quello che dicono fatelo, ma non fate quello che fanno. Dicevano e non facevano, dicevano una cosa, facevano un'altra cosa. Gesù li definisce ipocriti. Uno che si sente principe, ha un atteggiamento clericale, è ipocrita, non ha autorità. Magari dice la verità, dice le cose giuste, ma senza autorità. Invece Gesù, che è umile, che è al servizio, è vicino alla gente, che non disprezza la gente, lui sì che ha autorità, perché è coerente. Nella prima lettura abbiamo letto un passo del capitolo 2 della lettera agli Ebrei, che parla di Gesù. È un grande inno alla bellezza di Gesù Cristo. Per parlare di Gesù si parte dal Salmo 8. Che cos'è l'uomo perché ti ricordi di lui, o il figlio dell'uomo perché te ne curi? Di poco l'hai fatto inferiore agli angeli, di gloria e di onore l'hai coronato, hai messo ogni cosa sotto i suoi piedi. L'autore della lettera agli Ebrei interpreta questo Salmo come riferito a Gesù. Dio, con la sua risurrezione, ha reso Gesù il re dell'universo e ogni cosa è sottomessa a lui. Noi crediamo che Gesù è re dell'universo e che ogni cosa è sottomessa a lui, anche se questa è una realtà che non possiamo ancora vedere con questi occhi, tuttavia è così veramente. Anzi, quello che per il mondo è considerato vergogna e umiliazione, la crocifissione di Gesù Cristo per noi è gloria ed è onore, perché morendo per tutti Gesù ci ha manifestato la volontà di Dio di salvare tutti gli uomini e tutte le donne del mondo. Gesù è sacerdote e vittima allo stesso tempo. Come i sacerdoti del Tempio di Gerusalemme dovevano essere consacrati attraverso un sacrificio, così Gesù è stato consacrato sacerdote offrendo se stesso in sacrificio. Gesù è Dio, ma è uomo, è come noi, e per questo vuole salvarci. Il ragionamento continua nel passo che leggeremo domani. Gesù è un sommo sacerdote, misericordioso e degno di fede. Riassumiamo. Gesù ha autorità perché si mette a servizio, perché è vicino alla gente, perché è coerente. Gesù sulla croce ha sacrificato se stesso per tutta l'umanità. L'autorità di Gesù non si fonda sulla sua divinità, ma il suo fatto che ha dato la vita per noi, che poi sono la stessa cosa, perché Dio è amore, Dio è morire per tutti, Dio è dare la vita.